Un'iniziativa a favore della solidarietà direttamente per l'associazione Casa Oz qui dal centro commerciale Il Paradiso. I protagonisti Novacop e Procter & Gamble. Dottoressa Rondano, allora insieme per il bene del territorio, è questo il senso di questa giornata? Direi proprio di sì. Abbiamo iniziato la collaborazione con Casa Oz da poco tempo, però direi che è piuttosto proficua di iniziative. Loro sono partiti con Magazzini Oz, che è una forma all'interno della città di far conoscere questa iniziativa, che poi in ultima istanza a favore dei bambini ammalati, in particolare del Regina Margherita, proprio per aiutarli a ritrovare una forma di normalità. E direi che è stato ben accolto da parte della nostra base sociale, capito, è una realtà conosciuta e quindi ben volentieri inseriamo questa iniziativa nell'ambito delle nostre poliedriche iniziative di solidarietà. È un tipo di attività in cui la Procter & Gamble si è sempre impegnata. Fin dalla sua fondazione, ormai nel 1837, addirittura nello statuto, la necessità, secondo i fondatori, di incidere sulle comunità locali. Tramite i propri dipendenti, tramite progetti che possono essere globali, come quello che abbiamo in collaborazione con UNICEF, in tutte le parti del mondo, piuttosto che attivazioni assolutamente locali. Siamo riusciti a fare questo tipo di attività in collaborazione con i nostri partner commerciali, quindi con i nostri distributori, in particolare Coop, che chiaramente ha una vocazione al sociale che è nel DNA proprio del distributore stesso. Abbiamo pensato di andare a parlare direttamente con le cooperative per capire dov'è che una donazione, un intervento poteva veramente fare la differenza, piuttosto che disperdere magari soldi in attività enormi su cui non si riusciva a incidere. E quindi grazie a questo tipo di approccio è nata questa iniziativa. In un momento di scarsità di risorse è importantissimo, e si lavora già tutti quelli che sono sul sociale da tempo, a cercare di individuare proficue collaborazioni tra profit e no profit. Direi sia dal tipo sia dal punto di vista del finanziamento e quindi dell'aiuto economico, sia dal punto di vista proprio della capacità progettuale. Molte volte chi è imprenditore, immaginiamo anche la stessa Coop, ma altri hanno con suggerimenti da dare a noi affinché il lavoro del sociale diventi sempre più qualificato, organizzato e che porti davvero risultati sempre migliori. Casa Oz è una casa diurna in Corso Moncalieri a Torino, una casa aperta a bambini da 0 a 16 anni, quindi anche ragazzi malati di qualsiasi tipologia. Accoglie durante il giorno e anche per la notte, perché ci sono 4 mini appartamenti di residenzialità, persone, che quindi famiglie nel loro complesso, padre, madri, fratellini sani, bambini malati, che possono aver bisogno di un luogo, di persone per risolvere problemi, per sentirsi meno soli, per riuscire ad avere uno sprazzo di normalità nella propria vita. Il risultato è buono e tra l'altro questi soldi come vengono impiegati? Questi soldi avevamo stabilito insieme a loro all'inizio, la cosa più difficile è proprio fare l'ordinaria attività di Casa Oz e riuscire a garantirla al maggior numero di persone possibili. Per cui prima di pensare a progetti speciali portiamo a casa, proprio a casa in questo caso, quello che è importante per tutti i giorni, cioè aprire la porta, dare attività alle persone, dare volti che siano anche in grado di risolvere dei problemi burocratici, di starci vicino, di migliorarti un po' la vita in un momento in cui la malattia ha infranto tante cose che prima erano normali. Casa Oz ci è stata segnalata proprio dalla sezione soci di Novacop. È una realtà di assoluta eccellenza, una volta che siamo riusciti a conoscerla più da vicino, locale, sicuramente insediata a Torino, però con prospettive anche di espansione, quindi diamo il nostro in bocca al lupo a Casa Oz e speriamo che anche la nostra donazione contribuisca allo sviluppo dei loro progetti. Noi vogliamo che la gente si renda conto di quello che si fa. Le famiglie sono contenti perché una casa è sempre una casa aperta e quindi le persone vengono a trovarci e siamo ben lieti, quindi avete solo da venire e noi vi accoglieremo.